Il terzetto formato da Nicola Gangemi, Orazio Scuderi e Vittorio Valenti, da tempo aggregati nel gruppo Proposta Popolare, hanno metaforicamente giocato alla roulette russa. Alle scorse elezioni giarresi hanno deciso di non confluire nel listone di articolo 4, hanno rischiato di non prendere il 5% e hanno dovuto far confluire Salvo Camarda in lista, mettendo in conto che l'ex Giarre Futura potesse arrivare davanti a Vittorio Valenti. Mai come questa volta però la fortuna ha premiato gli audaci. Proposta Popolare ha superato i 1000 voti e di conseguenza lo sbarramento, e Vittorio Valenti viene eletto per la terza volta consigliere. Io voglio ringraziare tutti i miei elettori che già per ben 3 volte mi hanno dato fiducia, stima, e per questo le dico grazie. E poi dico che il gruppo continua, Proposta Popolare continua, perché è nato già 3 anni fa, quando Orazio Scuderi esce dal PDL, io esco dalla lista di Roberto Bonaccorsi, e lì nasce Proposta Popolare. Proposta Popolare che poi ha fatto la sua lista, e lì ha il suo candidato, ha il suo consigliere, e Orazio Scuderi sicuramente sarà vicino a me, e siamo qui a vederci questa nuova avventura che vede come nuovo sindaco Angelo Danna. Vi siete presi un bel rischio, perché c'era anche la possibilità anche voi di entrare nel super listone, invece con Orazio Scuderi avete tenuto una linea ferma, volevate fare la vostra lista, una scelta che vi ha premiato. Sì, sì, sicuramente la scelta ci ha premiato, abbiamo condiviso, abbiamo sposato il progetto di Tania Svitaleri, però ci ha premiato, la gente crede in noi, siamo lì e siamo all'opposizione, questo lo dobbiamo dire. Che tipo di opposizione farete? Ma sarà un'opposizione costruttiva, non distruttiva, perché siamo lì innanzitutto consiglieri, a prescindere di maggioranza o opposizione, siamo consiglieri perché dobbiamo svolgere un diritto e un dovere, e se ci sarà dialogo, se ci sarà comunicazione, siamo lì a valutare di volta in volta le proposte, e non ci sarà nessuna remora da parte nostra.